Ah, bisognerà che ti presenti, perché allora, è il primo passaggio. Sono Enrico Monaco, vengo da Modena, studio scienze politiche qua a Bologna, sono anche consigliere di facoltà. Finito? Beh, è il tuo curriculum, è tutto qui? No, allora diciamo... Scusa, prima abbiamo incontrato e dialogato con Giulia Morini. È stata molto più espansiva, che tu conosci peraltro. Sì, io conosco Giulia, abbiamo studiato insieme al liceo, lei è più grande di me di un anno. Abbiamo anche lavorato insieme a livello politico un anno in sinistra, nella sinistra giovanile, quando ancora si chiamava sinistra giovanile. Poi successivamente diciamo io mi sono rivolto più verso altre esperienze, cercando qualcosa di insomma più aperto rispetto all'ambito del partito. Ho fatto molto volontariato, ho lavorato nell'Avis, ho sempre lavorato intorno a giornali creati soprattutto da studenti all'interno delle scuole superiori, sono stato rappresentante di istituto, insomma ho sempre fatto politica. Anche te faccio la prima domanda che ho fatto alla Giulia, le primarie come le vedi? Le primarie io le vedo molto bene, non essendo non sono molto vicino al PD, se devo dire la verità, anche se riconosco che il PD è una galassia molto interessante dove esistono vari orientamenti e orientamenti anche molto buoni che potrebbero incidere in futuro sul benessere del paese. Io credo che le primarie siano uno strumento per rendere il partito contendibile. Qualche giorno fa mi citavano Giovanni Sartori e dicevano: non è detto che la democrazia interna a un partito sia importante in un discorso di democrazia all'interno di un paese. Io non ci credo onestamente. Se un partito si chiama democratico, prima di tutto lo deve essere in modo interno. E poi c'è un discorso interessante, le primarie servono se c'è tutto un discorso di lavoro interno, un confronto, una discussione che ti porta poi alle primarie, cioè sono un discorso finale, se non c'è questo lavoro all'interno del partito in modo aperto verso la città, verso la società, non hanno senso neanche le primarie. Dunque, hai risposto bene alla prima domanda in quanto hai parlato bene del PD, quindi ti meriti già una seconda domanda. Le alleanze nell'ambito sinistra, centro-sinistra, qual è la tua valutazione, il tuo pensiero? Secondo me non c'era neanche da parlarne delle alleanze. L'alleanza va cercata con... Io non sono per fare una coalizione con 3.800 partiti. Bisogna valorizzare i partiti che hanno una credibilità, partiti che rimangono all'interno di un profilo di centro-sinistra, quindi... Io guardo, per quanto riguarda il discorso storico, a sinistra e Libertà e Italia dei Valori. Il discorso con Casini, io onestamente lo capisco in una logica che però il Partito Democratico non dovrebbe inseguire. Casini è una persona poco credibile, lo conosciamo, è il peggiore erede della Democrazia Cristiana. Non possiamo certo, cioè il PD non può certo fidarsi di un soggetto del genere. Però se vorresse gareggiare in ambito primario potrebbe avere la sua possibilità. Certo, a livello democratico uno deve essere aperto verso tutti. Assolutamente sì. Ascolta, invece sul testamento biologico, anche se immagino già la tua risposta, cosa ne pensi? Beh, io sul testamento biologico sono favorevole, si è anche discusso tanto in realtà su questo tema, io credo, non me l'aspettavo in questi ultimi anni. Uno deve poter avere la libertà di decidere sia di essere curato sia di non esserlo. Questa libertà gli garantisce lo stesso di ricevere le cure e quindi io non vedo perché lo Stato debba intromettersi in una decisione che riguarda la persona. È una questione di diritti individuali e penso che a livello storico insomma ci siamo già passati, forse siamo noi che siamo un po' indietro. L'accetti una domanda sul Papa? Certo. Esprimi il tuo parere, però non farmi censurare, insomma poi ci fanno chiudere anche il sito. Un tuo parere sulle ultime esternazioni del Papa riguardanti l'educazione sessuale, la minaccia dell'educazione sessuale? Non so cosa dire onestamente. Io credo che l'aspetto sessuale sia una parte determinante nel percorso e nell'identità di un individuo, che come tante cose deve essere imparato a gestire.
Dopodiché non certo una persona può venirti ad insegnare come gestirla in totale, però sicuramente acquisire degli elementi conoscitivi su questo tema permette alle persone di essere anche più responsabili. Quello che ha detto il Papa non sono d'accordo, onestamente. Siamo sempre sullo stesso piano del testamento biologico, è un livello personale dove l'aspetto religioso non può e non deve entrare. Io ti pubblico tutte le cose che hai detto. Mi mostro, non ho problemi. Parliamo di primari, uno deve essere democratico e deve essere anche disposto a confrontarsi, altrimenti non facciamo le interviste. Allora, ascolta, da Imola porta un gran saluto a Modena, vi ascoltiamo e vi seguiamo con piacere. Volentieri. Grazie.